proposito di Europa, adesso ascoltiamo anche l'esperienza di Fabio Massimo Castaldo, che è il capo delegazione del Movimento 5 Stelle Europa ed è in Commissione Affari Esteri ed Affari Costituzionali. Grazie Fabio. Grazie di cuore Carla e grazie soprattutto a tutti voi per essere qui con noi a condividere esperienze e anche il risultato della nostra azione politica a tutti i livelli. Perché il Movimento 5 Stelle ha messo appunto le PMI nel vero e proprio cuore della nostra azione politica in Europa? Il dato è molto semplice, il 99% delle imprese che operano nel nostro continente all'interno dell'Unione Europea sono PMI. Secondo la definizione della Commissione Europea sono quindi aziende con meno di 250 dipendenti. Il loro impatto dal punto di vista occupazionale è incredibile. Dovete immaginare che 2 posti di lavoro su 3, anzi l'85% dei posti di lavoro nel privato in Europa, derivano da piccole e medie imprese. E questo è ancora più vero in Italia, dove si va oltre il 90% in questa percentuale. Sono anche però la categoria di imprese più svantaggiata in quanto più vulnerabile ai cambiamenti economici, ad esempio appunto le sanzioni commerciali di cui parlerò alla fine di questo intervento, alla crisi economica, al problema dell'accesso al credito, come molti di voi immagino potranno ahimè testimoniare. Ci sono programmi di fondi europei, sia fondi diretti che fondi indiretti, quindi fondi diretti che dalla Commissione tramite dei bandi vengono direttamente erogati a coloro che si li aggiudicano, fondi indiretti dalla Commissione vengono allocati alle regioni degli Stati che fanno parte dell'Unione Europea, le quali a loro volta avranno il compito di adottare dei bandi appunto per permettere l'assegnazione. In questa nuova programmazione i fondi dedicati alle piccole e medie imprese trasversalmente sono passati da 70 a 140 miliardi di euro, sono quasi raddoppiati. In particolare mi vorrei soffermare su un programma, il programma COSME, il quale è assolutamente e unicamente dedicato appunto alle piccole e medie imprese. Si tratta di 2,3 miliardi di euro, i quali sono stati investiti per agevolare l'accesso ai finanziamenti, quindi con strumenti di garanzia sui prestiti, in particolare nei confronti di intermediari finanziari che poi dovrebbero a loro volta permettere l'accesso ai piccoli e medi imprenditori, per facilitare l'accesso ai mercati per le piccole e medie imprese, creando una rete di 600 uffici appunto per aiutare le piccole e medie imprese in tutta Europa a trovare partner commerciali e tecnologici, ma anche appunto mediante la creazione di strumenti web come il portale La Tua Europa Imprese, e creando anche altri punti help desk appunto che si occupano di diritto sulla proprietà intellettuale per esportare e assistere con consulenza e sostegno le piccole e medie imprese che si rivolgono ai mercati ASEAN, quindi del sud-est asiatico, Cina, Mercosur, e ha come ulteriore finalità la riduzione degli oneri amministrativi e regolamentari non necessari, nonché anche favorire gli scambi trasfrontalieri con progetti dipendenti come l'Erasmus per i giovani imprenditori, i quali hanno la possibilità, sovvenzionati dall'Unione Europea, di recarsi in un altro Stato membro per affiancare un imprenditore già avviato e quindi poter acquisire know-how, esperienze e capacità pratiche mediante questa interazione. Ci sono questi soldi e questo è soltanto un esempio. Abbiamo anche il programma Horizon 2020 che riguarda appunto la ricerca e l'innovazione. 78 miliardi di euro in palio nei prossimi 7 anni, dal 2014 al 2020. Ci sono fondi per l'agricoltura, fondi per la pesca. Mi domando quanti di voi in questa sala hanno cognizione veramente di questi strumenti? Pochissimi. Questo cosa vuol dire? Prima Silvana accennava al fatto che sì, c'è qualche piccolo link, c'è qualche strumento, ma sono insufficienti. Il cittadino, oggi come oggi, è perso in una sorta di nube in cui non ha la possibilità di conoscere veramente le grandissime opportunità che derivano dal bilancio UE. E quando parlo di bilancio UE non parlo di qualcosa di astratto. Sto facendo riferimento a un bilancio che è composto anche dai nostri soldi, perché
è composto da parte della nostra IVA che viene prelevata appunto dall'IVA riscossa a livello nazionale, dai dazi e le tariffe del mercato unico europeo, quindi anche nostro, ma anche da contribuzioni dirette che ogni anno l'Italia versa. Noi siamo un contributore netto, questo vuol dire che ogni anno versiamo più miliardi di euro di quelli che siamo in grado di far tornare mediante l'utilizzo dei fondi e mediante l'utilizzo dei programmi comunitari. Quest'anno, grazie al governo Renzi e ai governi Letta, Monti e Berlusconi che l'hanno preceduto, rischiamo di perdere 12 miliardi di euro per l'incapacità di saperli spendere a livello regionale, specie anche nelle regioni del sud e del centro-sud, che spesso si sono rese, ahimè, protagoniste di scandali, di truffe e di rottamento dei fondi verso finalità che nulla hanno a che vedere con i programmi che li hanno erogati. E allora cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle? Vuole fare quello che le istituzioni ancora non sono state in grado di fare sufficientemente. Pertanto stiamo lavorando come Movimento 5 Stelle Europa per creare un portale dedicato esclusivamente ai fondi per studenti, cittadini, lavoratori, piccoli e medi imprenditori. Un portale semplice e facile in cui non ci nasconderemo dietro ad acronimi e a magari sigle di difficile interpretazione, ma cercheremo passo passo appunto di affiancare coloro che desiderano accedere ai fondi. Ancora, organizziamo visite di formazione per i nostri consiglieri comunali, regionali, per i nostri consiglieri municipali, per gli enti locali affinché vengano su a Bruxelles e mediante appunto il confronto con i funzionari della Commissione Europea per le varie direzioni generali, con chi vive veramente quei programmi, acquisiscano le conoscenze per diffonderle sul territorio capillarmente, dimostrando che siamo veramente una rete di cittadini che va dal Parlamento Europeo fino all'ultimo comune, al comune più piccolo. Ma ancora facciamo eventi e seminari e corsi in tutta Italia per spiegare appunto il sistema dei fondi diretti e indiretti, per raccogliere esperienze. Vi invito, quanti vorranno venire saranno assolutamente benvenuti. Il 24 ottobre ne organizzeremo una ad Ardea, ci sarà, immagino, anche Carla e tanti altri dei nostri appunto relatori di oggi. Ma facciamo anche una fortissima attività di denuncia. Questo perché i fondi indiretti che passano dalle regioni spesso sono stati sperperati o divisi, lottizzati tra partiti. E proprio per questo in Commissione Controllo dei Bilanci abbiamo ottenuto per la prima volta delle ispezioni dirette in Italia per sapere come sono stati utilizzati questi fondi. Non solo, abbiamo ottenuto anche la lista di tutti gli aggiudicatari dal 2007 al 2013. E adesso, collaborando in sinergia con tutte le regioni in cui abbiamo già dei consiglieri regionali, stiamo controllando provincia per provincia dove sono andati questi fondi. E se troveremo irregolarità, le denunceremo direttamente all'Olaf, che è l'Agenzia Antifrode dell'Unione Europea. Da ultimo, una brevissima panoramica del nostro lavoro anche in Commissione e appunto nelle sedi più propriamente legislative. Anche noi ovviamente contribuiamo come i colleghi nazionali, come i colleghi regionali poi fanno con i fondi dedicati al fondo delle piccole e medie imprese, tagliando parte della nostra indennità. Ma oltre a questo, in Commissione Lavoro abbiamo ottenuto, Commissione Empre, Commissione Lavoro, l'approvazione di un rapporto che ha avuto come relatrice la mia collega Laura Gea, Movimento 5 Stelle, sulle politiche UE a favore dell'incubazione. Abbiamo ottenuto che una delle massime priorità di queste politiche saranno proprio piccole e medie imprese, microimprese, start-up innovative ed economia verde. E questo vuol dire che l'azione della Commissione dovrà essere focalizzata nei prossimi 5 anni nell'utilizzo del bilancio per sostenere queste politiche occupazionali. Tra l'altro, un piccolo inciso, in questo report l'Unione Europea, il Parlamento Europeo ha riconosciuto che il reddito di cittadinanza e anche il reddito minimo garantito sono strumenti fondamentali per combattere la povertà e l'esclusione sociale. Questo è un messaggio che il signor Renzi, quando dice che sono anticostituzionali, dovrebbe tenere bene a mente, dovrebbe leggere un po' di più quello che invece dice veramente l'Europa di fare. Nella Commissione Affari Economici abbiamo ottenuto anche che per quanto riguarda i requisiti di capitale minimo delle banche,
Da un anno ci sono degli sconti appunto per le banche che prestano alle piccole e medie imprese. L'autorità bancaria europea sta esercitando delle forti pressioni per eliminare questi sconti e tornare quindi alla finanziarizzazione selvaggia dell'economia. Il Movimento 5 Stelle si sta battendo per lottare contro questi tagli, così come ci siamo battuti nel piano Juncker per fare in modo che la definizione di piccole e medie imprese, per quello che compete loro, non fosse 3.000 dipendenti, come qualcuno voleva, ma fosse meno di 500 dipendenti. Da ultimo un brevissimo accenno sul TTIP. In Commissione Commercio Internazionale, di cui anche mi occupo, come in Commissione Affari Esteri, dove sono capogruppo, stiamo lottando stranamente per non far passare questo trattato, perché andrà a distruggere quello che è il nostro Made in Italy, andrà ad abbattere le denominazioni di origine, talmente fondamentali per la nostra agricoltura, per i nostri produttori, visto che negli Stati Uniti non ci sono, permetterà appunto la commercializzazione selvaggia degli OMG e della carne e trasformerà dal 40% del commercio tra paesi dell'UE in 40% di commercio tra USA e UE, mangiando posti di lavoro. Noi questo trattato non lo vogliamo e se anche passerà cercheremo di mettere quanti più paletti possibile per renderlo inoperativo. Così come sull'olio d'oliva tunisino, 35.000 tonnellate in più esenti da dazi, secondo il volere della Mogherini. Noi abbiamo detto no, la solidarietà è giusta, specie per un paese come la Tunisia che sta rappresentando una vera transizione democratica, ma non si fa solo in capo ai paesi del Mediterraneo. Non si divide equamente, si fa un fondo, ognuno interviene pro quota e si toccano tutti i settori. Non si va a massacrare gli agricoltori italiani già puniti ingiustamente da una xylella di fronte alla quale invece l'UE non è stata altrettanto tempestiva e non ha saputo dare lo stesso sostegno. E ancora lotta alle sanzioni contro la Russia. Queste sanzioni ci sono costate meno 10% di interscambio nel 2014, meno 25% nel 2015, meno 46,3% di export nell'alimentare, particolarmente appunto già nel 2014 avevamo perso il 25%, ricambi auto meno 45%, abbigliamento meno 15%. Questi sono dati da economia di guerra, non sono dati da un'economia normale. Una scelta stupida e miope. Eravamo anche il primo esportatore in Libia e in Siria prima del 2011, tanto per dare un esempio. Se il Movimento 5 Stelle fosse stato al governo, noi non avremmo mai accettato di inchinarci a diktat eterodiretti e di essere appunto accettare imposizioni che sono contrarie all'interesse del cittadino e del piccolo e medio imprenditore italiano. Niente guerre inutili e niente destabilizzazione del Medio Oriente. Vi ringrazio, ripasso la parola a Paolo.